permetto soltanto, visto il tema di questa mattinata, di portare alcune considerazioni ritornando sia al tema della strategia macro-regionale alpina, che evidentemente può aiutare dal nostro punto di vista a calare molto di più la futura programmazione e i singoli programmi verso delle priorità che potranno senz'altro aiutare i contesti montani. Ora, partendo comunque da una considerazione che il fatto che la Regione Piemonte, l'attuale governo regionale, abbia fortemente voluto aderire ad iniziative di altre regioni dell'arco alpino per promuovere presso gli stati questa strategia, secondo me è una cosa molto importante, perché orienta quantomeno a livello di politica generale il pensiero di questa regione. Bisogna poi capire se questo si riuscirà a tradurre, al di là dell'interesse a livello extraterritoriale, internazionale, riuscire a tradurre in scelte concrete politiche sul nostro territorio. E di certo però la fase di approvazione di questa eventuale strategia della Commissione europea è molto lunga, non si sa se verrà, però oggi abbiamo un documento di indirizzo che è una delibera di giunta che, sposando questa iniziativa e individuando alcuni macro temi, senz'altro potrà orientare anche i nostri specifici programmi. Quindi, per quello che mi riguarda, il programma transfrontaliero con la Francia, con la Svizzera, e tutto il tema dell'approccio allo sviluppo locale integrato, che oggi è rappresentato dall'asse 4 del programma di sviluppo rurale, che effettivamente è quello che oggi ha rappresentato le maggiori criticità. La criticità, è inutile dirlo, ce lo siamo detti in molte sedi, in molti dibattiti, aver dovuto obbligatoriamente, per scelta della Commissione europea, introdurre l'iniziativa leader in un macro programma come è quello del PSR, chiaramente che per concezione, impostazione, confligge molto con quello che era l'approccio leader, e questa è la nostra più grande criticità, che si è andata a sovrapporre con la progressiva criticità finanziaria che i GAL come struttura hanno comunque maturato nel tempo, e nei confronti della quale, io ho apprezzato molto l'intervento di Claudia prima, che ha fatto presente che bisogna studiare strategie di diversificazione, valorizzare, questo è un input che ci arriva anche dalla Commissione europea, valorizzare il più possibile la partecipazione bottom up, quindi il coinvolgimento dei privati, e inventarci dei meccanismi che probabilmente devono ormai farci convivere col fatto che risorse pubbliche ordinarie tout court non ce ne saranno più, perlomeno nella modalità a cui eravamo abituati finora. E quindi bisogna valorizzare il più possibile competenze specialistiche che ci orientino a sperimentare soluzioni nuove, sfidanti, rischiose. E quindi rassegnarci anche un po' al fatto che la futura programmazione non solo va verso un orientamento sempre progressivo a integrare le politiche, a considerare la necessità di un approccio sempre più concentrato per temi da un lato e integrato dall'altro, però la semplificazione è una parola che va bene come slogan, ma di fatto la Commissione europea non sta facendo nulla, anzi gli scenari sono quelli di un progressivo intensificarsi della complessità gestionale di qualsiasi tipo di programma, di qualsiasi tipo di progetto. Pertanto bisognerà attrezzarsi, dimostrare di avere i numeri per poter essere competitivi nell'attrarre questi fondi. Quindi avere i numeri significa appunto attrezzarsi in aumento sia della programmazione, individuare le strategie, ma poi anche nell'attuazione, perché è stato detto prima giustamente dalla collega, la direttrice del GAL Gerolo Salomone, sì, la Regione ci ha dato grande supporto nella fase di definizione della strategia, poi però nel momento dell'attuazione dobbiamo effettivamente scontrarci con una complessità burocratica, tra virgolette, che esiste, è innegabile, in futuro sarà ancora più gravosa, e pertanto bisogna mettersi sul pezzo. Cioè, io questo lo dico proprio parlando in maniera anche molto semplice, ma bisogna tentare di convivere con questa complessità. Noi dal nostro punto di vista cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di fare un coordinamento sempre più serrato con le altre strutture regionali che sono preposte alle varie politiche settoriali,
non soltanto appunto attraverso questo comitato tecnico che presidia l'attuazione dell'asse 4 leader, ma anche quindi per l'attuale programmazione, ma anche in un'ottica futura. Un'ottica futura tentando insomma di partecipare attivamente a un tavolo tecnico interdirezionale che è stato attivato da pochi mesi per ragionare sulla futura programmazione, il tavolo tecnico in cui è già emerso fondamentalmente l'intenzione di mantenere, a fronte della scelta della Commissione europea tra attuare programmi plurifondo, monofondo, insomma praticamente la logica dell'integrazione non sembra essere percorribile neanche nel futuro ciclo di programmazione. Allora dove potremmo noi agire? Potremmo agire nei contenuti dei singoli programmi, quindi nel momento in cui si dovranno individuare le priorità, sostanzialmente così, non inventarci neanche nulla di nuovo, trarre spunto da tutto quello che oggi esiste e quindi valorizzare il più possibile la raccolta di fabbisogni che emergono dai territori, perché un ruolo propositivo bisognerà che i territori lo abbiano e inizieremo anche dei tavoli di concertazione. Ovviamente io parlo limitatamente a quei piccoli programmi di cui posso occuparmi, ma che sono quelli che andranno a realizzare l'unica attrattività possibile sui territori delle aree rurali marginali. Di certo c'è un contenzioso, chiamiamolo negoziato, anche molto forte all'interno della regione nell'ambito dei fondi per il futuro sviluppo rurale. Meno male, tra virgolette, che la Commissione europea anche in questa tornata fisserà dei paletti minimi che dovranno essere dedicati allo sviluppo delle aree rurali marginali. Quindi, questo è un momento difficile per tutti, ma dobbiamo comunque metterci in gioco e essere chiamati poi ai tavoli di ascolto, ai gruppi di lavoro tematici che la Regione organizzerà, senz'altro sarà importante, ma prima bisogna tentare di lavorare al vostro interno come soggetti locali, come soggetti già attivi sul territorio e mettersi a ragionare concretamente su quello che è possibile fare, sarà possibile fare in futuro con gli elementi di contesto che abbiamo, e quindi non vedo dal mio punto di vista grandi prospettive per auspicare un sostegno finanziario pubblico possibile.